Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati da Merano. Oggi inizia ufficialmente la stagione dei Diavoli Neri impegnati non nella prima di campionato, bensì col primo turno della Coppa Europa. Avversario di turno l'ostica formazione del Dinamo Pančevo, formazione che milita al quarto posto del campionato serbo, quindi Diavoli Neri con diverse novità. Quindi il pubblico delle grandi occasioni qui a Merano per vedere da vicino anche la nuova, la rinnovata formazione meranese, una formazione meranese che ricordiamo nel corso dell'anno, rispetto all'anno scorso, ha perso quattro pedine fondamentali a partire da Max Prantner, Bogdan Petricevic, Parisato e Laursen. Sono arrivati in cambio giocatori nuovi, il numero 27 Milovic, che lo vedremo per la prima volta in assoluto, il 18 via Campus Italia è arrivato Birer, giovane di grandi promesse, originario di Bressanone. Poi è arrivato appunto, si diceva di Milovic, di Birer, anche il portiere, il terzo portiere Kai Frey. Oggi ricordiamo assente, illustre, con le Luori, indisponibile, ma in netta ripresa anche dopo le vicissitudini estive che l'hanno tenuto fuori lontano dai campi per tutta la preparazione. Un Merano, dicevamo, rinnovato, in porta esordisce Fasanelli, poi vediamo il confermatissimo Queglio, Tommy Romei, Visentin. Ma andiamo a leggere quella che è la formazione dei Diavoli Neri. Partiamo da in porta, si diceva, Fasanelli e Haifrey, poi con il numero 7 Romei, il numero 9 Visentin,
il numero 10 Samuel Gerstrasser, di cui si è detto un gran bene, poi il numero 11 il capitano Stricker, poi il 14 altro volto nuovo, questo Wolf argentino-germanico, argentino sì, tedesco argentino, poi abbiamo il 17 Nunez col numero 18 Paul Wierer, col numero 19 Raffiner, con il numero 21 Oliver Martini, il numero 27 dicevamo appunto Milovic, col numero 30 Glisic, col numero 44 Quello, col numero 46 Sperandio. La formazione della Dinamo Pančevo a Cirovic, col numero 1, con il numero 3 Dornei, con il numero 4 Bekic, con il numero 7 Bogdanovic, con il numero 8 Perovic, con il numero 9 Stamatovic, con il numero 10 Celica Novakovic, ma primo possesso a favore della formazione dei Diavoli Neri. Si parte subito con i convenevoli, lo scambio di pallone, poi si gira in completo giallo-nero la Dinamo Pančevo, il completo nero i Diavoli Neri, e si parte subito con Quadanelli che nel ruolo di centrale, che fa giostrare, giostra il primo pallone toccato anche da Milovic. Quadanelli, Quello, vediamo ancora Vicentin verso Quello, vediamo Milovic che si incunia, cerca di incugnarsi ancora verso Quello, nulla di fatto, e c'è già dall'altra parte, e c'è la prima rete segnata dal numero 14 Cabrillo. Quindi prima palla persa, non ha perdonato, subito la prima rete per la formazione serba. Formazione serba che ovviamente è squadra attrezzata più avanti anche con la preparazione. Vediamo Milovic. Ancora Pavanelli riesce a recuperare palla. Difende molto bene la Dinamo Pančevo. Ancora verso Quello. Quello là, la Vicentin, e gol di Vicentin, al tripudio, prima rete della formazione meranese, prima rete della stagione ufficiale segnata da Luca Vicentin. Intervengono subito gli arbitri, anche questi internazionali. E ancora la Dinamo Pančevo, ancora 14. E grandissima parata di Pasanelli, vanificata dal fischio per un tiro dai 7 metri, ma era entrato molto bene la parata di Pasanelli. Quindi è il numero 8 sul punto di battuta. Si tratta di Perovic. Perovic contro Pasanelli, Perovic non sbaglia. Quindi si riporta avanti al 2.29 la Dinamo Pančevo. Milovic, Vicentin, ancora Milovic. Verso Quello, gira la palla Quadanelli, ancora Quello. Vediamo ancora Milovic. Quadanelli tenta l'allargo, la dà Vicentin. Difesa molto aggressiva, Quello si incugna. Intervento ai suoi danni, quindi si riprende con 9 metri. Ancora verso Milovic, difesa molto attrezzata. Vediamo Pasanelli, palo di Pasanelli, contropiede avviato, numero 10. Ancora verso Cabrillo, il 10. 3-1. Ancora Milovic, Luca Vicentin, parata del portiere Cirovic. Tutto solo, e segna 4-1 dopo 3.43. Bucata la difesa meranese. Ovviamente la formazione serba, come si diceva, una formazione decisamente più attrezzata rispetto a quella meranese per questa competizione.
è venuta a Merano, è partita subito col chiaro, difesa aggressiva, ripartenza veloce, ancora Milovic, la da Romei, sorprende anche la stazza fisica dei giocatori serbi, ancora Milovic, bloccato dalla difesa serba. Merano fatica a trovare sbocchi offensivi, anche perché manca il tiratore da fuori, si alza il braccio del passivo, si gira molto bene Romei col passaggio da dietro la schiena di Padanelli, passivo chiamato. Milovic, gran gol, la prima rete di Milovic. Prima rete segnata anche da Milovic. E subito si riporta con tre distanze la formazione serba. Ripristina subito le tre distanze di vantaggio. Ricordiamo 5-2 per la Dinamo Pančevo qui a Merano, prima di questa stagione dei Diavoli Neri in casa. Subito grande pubblico, grandissima Kempa e grandissimo gol di Nunez. Bella combinazione questa, tutta al volo, finalizzata da Santiago Nunez, anche lui confermatissimo mancino della formazione degli Diavoli Neri. Il numero 14 Cabrillo recupera molto bene palla, Padanelli, e Quello può impostare, Quello verso Martini, ed è Oliver Martini. Grandissima recupero di Padanelli e poi Martini, manco ruba palla ancora al Merano. Visentin chiama lo schema impostato, 4-5 parziale, mini parziale di 2-0 per la formazione dei Diavoli Neri. Se ne sono andati quasi 7 minuti nel corso della prima frazione, partita sostanzialmente in equilibrio, era partita meglio la Dinamo Pančevo. Con questo parziale di 2-0 fischiato un'invasione alla formazione meranese, si è già dall'altra parte. Molto bella la difesa di Romei, energica. Vediamo i due signori. Cartellino giallo ai danni di Tommy Romei. E adesso ancora il numero 10. Conclusione che termina fuori e quindi si può ripartire. Padanelli, Quello, Padanelli, Milovic. Sbaglia il passaggio Milovic, si gioca dall'altra parte. E il numero 6, numero 8, Perovic. Approfitta dell'errore della difesa dell'attacco meranese per andare a riportare a 2 le reti di vantaggio per la formazione serba. Vediamo Quello, fa girare verso Padanelli, verso Milovic. Fischiato un fallo ai danni ancora di Milovic. No, mi serve solo un attimo che qualcuno porti a girare la camera, devo vedere di collegarmi, non riesco a collegarmi. Aspetta che segui Padanelli. Chiamato lo sfondo a Romei. Decisione forse troppo eccessiva quella dei
ruba palla bene Fasanelli, si gioca dall'altra parte Visentin, e qui forse ci sono due minuti al numero 13 della formazione della Dinamo Pančevo, Novakovic, per un fallo di piede abbastanza evidente, quindi fischiati questi due minuti. Vediamo Queglio, Fadanelli, ancora Milović, Queglio, Fadanelli, grande lancio verso Núñez, grandissima azione anche questa di Merano con il passaggio sull'ala verso Núñez. E si è già dall'altra parte. Vediamo Celica, il 10, possente terzino. Difende anche qua Milović e Martini. Ovviamente giocano senza portiere, si alza 50, va via. Si riparte, la Dinamo Pančevo si alza al braccio del passivo, vediamo se riescono a non far fischiato giustamente l'impressione di passi. Quindi il Merano ha 37 secondi di superiorità numerica per andare a vedere di raggiungere la parità, che sarebbe la seconda parità del match dopo l'1-1. Finora sempre avanti la formazione serba. Fadanelli, ancora verso Milović, ancora Fadanelli, 15 secondi ancora, Milović difende molto bene, all'ala e Visentin! Esattamente sullo scadere all'undicesimo, allo scadere della superiorità numerica, Visentin è riuscito a finalizzare e a segnare la rete del 6-6, quindi un buon parziale di 4-1 per la formazione dei Diavoli Neri, che sotto 5-2 è riuscito a riportarsi sul 6 pari. Si alza già il braccio del passivo, fischiato anche qui, possesso che torna a favore della formazione dei Diavoli Neri, che dopo aver sofferto nei primissimi minuti sembra che i ragazzi di Jürgen Prantner abbiano trovato la quadra. Quindi è entrato anche Dragan Glišić, Fadanelli, Queglio, ancora verso Glišić, ancora verso Visentin, si schiatta questa volta un'invasione di campo a Visentin. Celica, ruba palla. Era riuscito momentaneamente a rubare palla Martini. Si torna indietro verso il numero 50, Ilić. Entra al 14 l'autore della prima rete del match, Cabrillo. E ruba palla molto bene Fadanelli, si può andare in contropiede, Fadanelli tutto solo. E Oliver Martini su grande assist su Fadanelli, e il Merano passa avanti per la prima volta. Al 13esimo Merano si porta a condurre per la prima volta in questo match 7-6. E ora la Dinamo Pančevo che sembra soffrire l'aggressività della difesa meranese. Fischiato un tiro dai 7 metri per una difesa in aria di Oliver Martini.
quindi secondo 7 metri, il primo era stato trasformato dal Perovic. Ancora Perovic contro Fasanelli, ricordiamo al Merano manca il portierone con le Luori, ne avrà ancora per circa un mesetto. E con un tiro di tutto di polso Perovic beffa così ed ecco 7 pari, 6 di nuovo, Quello Fasanelli si gira su se stesso, fischiato un intervento ai suoi danni, quindi si riparte con Fasanelli verso Glišić, Quello, sarà tanta curiosità per vedere l'opera, i nuovi del Merano finora non sono stati impegnati a parte Milos, grandissima rete sotto mano al 15esimo. Grandissimo sotto mano. Quindi Merano si riporta a condurre 8-7. Difende 4-2, aggressiva la formazione meranese. Ancora il numero 14, tutto solo. E si riporta in parità. Quello, Fasanelli, ancora Quello, 8 pari, partita in grande equilibrio. E sono ancora Fasanelli, è entrato Samuel Gerstrasser a dare un fiato, anche di lui si è detto un gran bene, figlio d'arte, figlio di Hacky Gerstrasser, centrale del Merano anni 90. Quello, ancora Visentin, e questa volta interviene così il portiere della formazione, il numero 16 della formazione della Dinamo Pancevo, riesce a rubare palla al Merano, quindi ancora 8 pari, 16-26 nel corso della prima frazione se ne sono andati. Samuel Gerstrasser, dicevamo, ha preso il posto momentaneamente di Fasanelli, anche lui giovanissimo, ma dovrà acquisire i minuti in questa stagione. Il mister Plantner crede molto anche in lui. Quello. Ancora Samuel Gerstrasser verso Glišić. Ancora Glišić verso Quello. Si alza il braccio del passivo, ma questa volta è Glišić che porta di nuovo avanti la formazione dei Diavoli Neri sul 9-8 al 17esimo. Dragan Glišić, Merano conduce 9-8, partita in perfetto equilibrio fino a questo momento. Grande parata di Fasanelli, anche se vanificata dal fischio del direttore di gara, per cui si riparte con tiro dei 9 metri a favore della punizione dei 9 metri, a favore della formazione della Dinamo Pancevo. Ancora adesso è Tommy Romei. Passaggio da dietro la schiena, gran bel passaggio del centrale per il numero 7 Bogdanovic. E Quello, grandissima parata, Quello era riuscito ad liberarsi, andare al tiro, ma il numero 16 che è subentrato si è subito disimpegnato molto molto bene. Quindi 9-9, occasione persa per la formazione degli Avoli Neri di riportarsi avanti. E sono così che la Dinamo Pancevo, ancora il numero 50 che cerca di andare via dal pivot e non sbaglia, il numero 14 Cabrillo, terza rete per lui, quindi la Dinamo Pancevo torna avanti
quando se ne sono andati 19 minuti quasi, anzi esattamente nel corso della prima frazione, quasi due terzi del primo tempo. Vediamo Glišić, Cuello, Núñez, ancora Glišić, ancora Cuello, Samuel Gyökeres, era andato via in maniera fulminea. Gerstrasser, Glišić, Cuello si alza il braccio del passivo. Subisce la difesa molto aggressiva. Si dovrà andare presumibilmente al tiro ancora. Formazione danese, vediamo Glišić, si alza. La tiro scheggia la traversa e termina fuori, quindi nulla di fatto, ventesimo. Merano 9, Dinamo Pančevo 10, partita molto molto bella. Dicevamo grande pubblico qui a Merano, chiamato un momento di sospensione per asciugare il pallone. Quindi si riparte con il numero 50 della formazione del Dinamo Pančevo. Partita, dicevamo, molto equilibrata, molto bella, dopo una prima fase in cui la squadra serba si era portata su 5-2, complice alcune disattenzioni del Merano. Il Merano era riuscito a ritornare alla grande, a portarsi avanti in questi ultimi due minuti. Vediamo ancora la Dinamo Pančevo, il 50. È entrato nelle file in porta del Merano, è entrato il numero 22, Heifrey, portiere giovanissimo proveniente dal Carpi, prelevato proprio in estate a termine della campagna acquisti. Grandissimo passaggio del centrale per il pivot. 9-11, si riporta più 2 la formazione ospite. Quello. Gerstrasser verso Visentin, grandissimo gol di Visentin, accorcia ancora il Merano, dovrebbe essere sì, è la terza rete per Luca Visentin, 21-17, finora 3 su 4 al tiro per Visentin. E ancora la Dinamo Pančevo adesso che si va a riproporre col 14, Cabrillo, autore di 3 reti, giocatore molto molto talentoso, verso Ilic, ancora Cabrillo, difende bene il Merano, vediamo ancora Cabrillo, Ilic, Cabrillo, la dà al pivot e non sbaglia il pivot, il numero 7, quindi 10-12. C'è già dall'altra parte Gerstrasser, Cuello, Glišić, time out chiamato da Jürgen Prantner al 22esimo esatto. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Eccoci di nuovo collegati dalla Black Devils Arena, così ribattezzato al vecchio Palavolpi da Merano. Dicevamo pubblico delle grandi occasioni, se ne sono andati 22 minuti, partita molto bella, molto aperta. La Dinamo Pančevo conduce 12-10 più a Merano, un Merano che comunque ha dimostrato di giocarsela ampiamente alla pari, un Merano che ha già evidenziato delle buone individualità a partire dalle tre reti di Luca Visentin, apparso
decisamente in palla, le tre reti di Oliver Martini, ma anche in virtù di una frizzantezza, brillantezza anche di Fadanelli in fase di impostazione. Ovviamente mancano le parate di Colleluori al Merano, ma si è ripartiti. Samuel Gerstkrasser verso Quello, ancora verso Gerstkrasser, prova la difesa aggressiva, prova il 4-2, è stato Milovic, ancora verso Quello, maglietta tirata, si alza però il braccio del passivo. Quindi ancora quattro passaggi, dice l'arbitro, si era appena alzato il braccio Oliver Martini, si sposta Nunez, Gerstkrasser verso Milovic e gol di Milovic, due tiri, due gol per il neo acquisto del Merano, ha dimostrato subito di avere un gran tiro, prima conclusione, adesso un sottomano, l'ultima possibilità. Quindi 11-12, ancora Milovic. Sotto passivo che riesce ad accorciare, si è già dall'altra parte. Ilic. Fondamento fischiato, bravo Romei che si contesta, ma fondamento esulta come se avesse segnato un gol. Tommaso Romei, ricordiamo, l'anno scorso è stata forse la rivelazione dei Diavoli Neri, si è guadagnata anche la convocazione nella nazionale maggiore. Mister Trillini l'ha chiamato anche per gli ultimi impegni e anche quest'oggi Tommy Romei, anche se in fase conclusione non ha avuto modo di mettersi in luce, ma in fase di difensiva ha dimostrato di avere posizione anche in questo caso. È riuscito a conquistarsi questa importante sfondamento che consiglia da Almerano la possibilità di andare a giocarsi la palla del pareggio. Ancora Gerstkrasser, sta chiudendo minuti importanti. Milovic, ancora verso Milovic, Gerstkrasser, vediamo l'uno contro uno, la dà ancora verso Milovic, conclusione questa volta abbondantemente alta. Quindi nulla di fatto, ricordiamo ancora il risultato, 24 minuti quasi al corso della prima frazione, Merano è sotto di 1, 11-12, Merano che comunque sta giocando alla pari con la squadra serba che occupa la quarta posizione nel massimo campionato, un campionato che è già abbastanza avanti, ricordiamo il campionato italiano inizia oggi. Campionato, dicevamo, italiano inizia oggi, c'è stato il preludio la settimana scorsa del match vinto dal Bressanone contro il Bressano, oggi inizia ufficialmente la prima giornata, il Merano doveva essere impegnato nel derby col Bolzano, partita rinviata al 27 di settembre, Merano inizierà ufficialmente il suo campionato il 23 settembre, ricordiamo settimana prossima sarà impegnato in trasferta proprio anche nel terreno della formazione del Pancevo per il match di ritorno, è chiamato il time out adesso dalla formazione ospite della Dinamo Pancevo quando mancano esattamente 5 minuti e 23 secondi al termine della prima frazione. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Si riparte.
ricordiamo da Merano 11, Dinamo Pancevo 12. Problemi con il pallone, vediamo se chiedono il cambio. Problemi con la pece del pallone. Si può ripartire. Ancora verso il numero 10, Celica. Celica verso Cabrillo. Cabrillo dal pivot, il taglio molto bello del pivot, il numero 21. Kostadinovic, prima rete, ha bucato la difesa meranese, 11-13, 5 minuti esatti al termine della prima frazione. Quello è rientrato Fadanelli, è entrato anche Wolf, il nuovo giocatore del Merano, il numero 11, Wolf, è entrato sull'ala, anche lui giocatore molto duttile, Fadanelli, Wolf. E Wolf accorta prima rete anche per lui. Dicevamo prima rete anche per lui, numero 14. Ha segnato, quindi accorcia al Merano ancora e questa volta interviene molto bene ai Frei. E para la conclusione, quindi nulla di fatto, adesso il Merano che può riproporsi. Fadanelli, Fadanelli, infrazione di passi, fischiato, vediamo due minuti forse, nulla di fatto, era un scontro, l'arbitro sembrava che chiamasse due minuti ma si sono subito chiariti i giocatori, per cui quindi si può ripartire. Ha avuto l'opportunità il Merano di andare a pareggiare. Fadanelli ha commesso infrazione di passi, per cui è di nuovo il possesso della Dinamo Pancevo in avanti. Vediamo Wolf che cerca di uscire, ma è Inic, Cabrillo, è parata ancora di Aifrey. Fadanelli, Milovic, subisce l'intervento, cercava di dare all'ala, Milovic ha subito l'intervento, per cui si riparte. È entrato anche Paul Wierer, a questo punto è uscito il portiere, quindi Merano gioca con l'uomo di movimento in più, il capitano Andy Stricker nel ruolo di pivot, Paul Wierer, Queglio, ancora verso Milovic, verso Queglio, vediamo Milovic, si alza il braccio del passivo, Queglio, e segna Queglio, e Merano pareggia, 13-13. Gol di Queglio quando mancano due minuti e mezzo al termine. Merano è riuscito a impattare nuovamente, 13-13. Anche qui un parziale di 2-0 per la formazione meranese. Adesso è Cabrillo. Cabrillo verso Inic, fischiato uno sfondamento al pivot. Quindi il possesso che torna di nuovo per il Merano quando sono passati 27-44. Queglio, Milovic, ancora verso Fadanelli, si entra negli ultimi due minuti di gioco, abbiamo detto anche Paul Wierer in campo, insomma sono stati schierati tutti i giocatori, tutti gli effettivi, ancora verso Fadanelli, Fadanelli verso Queglio, fischiato un'invasione a Andy Stricker. 1.40 al termine della prima frazione di gioco. Adesso il numero 3, Bekic, Inic, Cabrillo. Ancora Cabrillo. Duettano i due, da verso Inic. Fase di gioco di studio, molto calmo dopo aver giocato a grandi ritmi. Ancora Cabrillo. Ruba palla Fadanelli. Fischiato un intervento, si entra nell'ultimo minuto di gioco,
ci potrebbero essere gli estremi del passivo, ma questa volta non sbaglia Beffato Aiprey. 40-50 secondi al termine, la Dinamo Pancevo si riporta a condurre. Quello, Padanelli, Milovic, ancora verso Padanelli, Milovic, Quello, Merano cercherà 30 secondi al termine, ancora si alza il braccio del passivo. Secondi vanno avanti, 15 secondi al termine, Milovic, da Stricker, grande passaggio di Stricker, ma questa volta interviene il portiere, 9 secondi al termine, passaggio e questa volta non sbaglia, 2 secondi alla fine, il Merano è beffato, si chiude il primo tempo con 2 reti di vantaggio per la formazione della Dinamo Pancevo, 2 reti maturate nell'ultimo minuto della prima frazione di gioco, una disdetta anche perché il numero di Stricker era stato molto molto bello, poteva essere il pareggio, purtroppo non è stato così, si chiude con la Dinamo Pancevo avanti per 15-13, diamo la linea allo studio, ci risentiamo fra 15 minuti circa per la seconda frazione di gioco. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre.
Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
in Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Eccoci di nuovo qui da Merano per la seconda frazione di gioco. Ricordiamo il risultato del primo tempo. Primo tempo che vede la Dinamo Pancevo avanti 15-13. Un Merano ha giocato molto bene, a tratti anche sembrata la formazione dei Diavoli Neri più in palla della formazione ospite. Era riuscita con un parziale di 4-1 a riportarsi in parità dopo essere stata sotto 5-2. Merano che poi ha giocato punto a punto fino al 13-13, poi nell'ultimo minuto della prima frazione c'è stato questo break di 2-0 della formazione della Dinamo Pancevo, poi con l'ultima rete segnata sulla sirena e su 2 secondi prima era stato il capitano Stricker ad avere la possibile palla del pari, vanificata poi, adesso si è già dall'altra parte. Possesso palla della Dinamo Pancevo, vediamo il numero 13 Novakovic, e subito la prima rete bucata alla difesa meranese, quindi più 3, massimo vantaggio. Milovic, Fasanelli, Quello ancora Fasanelli, Oliver Martini ha subito un intervento, 13-16 dopo il... Milovic ha iniziato un po' in sordina, 2 reti per lui, le prime 2 conclusioni a rete, poi la terza è stata terminata alta, ancora Milovic. La da Quello, grandissima parata del numero 1 Cirovic. Non sbaglia il 10, quindi 13-17. Paul Wierer, è ancora parata. Questo, come si dice, che la differenza la fanno i portieri. 2 paratone di Cirovic, ha avuto 2 belle conclusioni al tiro anche abbastanza liberi, una Quello e una Paul Wierer, entrambi parati da Cirovic. Adesso il Merano che si ripropone ancora con Milovic verso Quello, Fasanelli tentava di servire Raffiner, entrato anche lui, Paolo Raffiner. Milovic, Quello ruba palla molto bene, ma ruba palla anche Milovic verso Paul Wierer, traversa piena, questi erano probabilmente passi. Due occasioni, erroraccio qui della difesa meranese che non marca, quindi 13-18 parziale. E Jürgen Prantner chiama time out in Alto Adige, amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ripartire, abbiamo visto durante questo time out un Jürgen Prantner visibilmente contrariato. Del resto, in 3 minuti i suoi ragazzi hanno subito un parziale di 3-0, un parziale che dal 13-13 della prima frazione si è passata al 13-18. È vero, grazie alle parate
di Cirovic, ma è anche vero che la difesa meranese ha subito dei gol piuttosto evitabili. Bananelli, Queglio, e questa volta subisce un intervento Queglio di difesa in aria, quindi il tiro dai 7 metri, primo tiro dai 7 metri per la formazione meranese. Vediamo il rigorista Fadanelli che va alla conclusione. Ancora Fadanelli, cambio del portiere per la formazione ospite. Fadanelli e non sbaglia, muove il risultato il Merano, 14-18. Fadanelli, prima rete anche per lui. Vediamo difesa aggressiva del Merano. Cabrillo riesce a rubare palla il Merano, però vanificato l'intervento, quindi si pulisce il campo. Campo segnato, l'area segnata proprio di recente. Vediamo il Fasanelli che si impegna a pulire il campo anche lui. Per cui si può ripartire. 14-18, 4-39 se ne sono andati. Via. Il numero 13. Fischiato un altro intervento. Il campo evidentemente scivoloso. Si è iniziati questo secondo tempo, vediamo chi cerca di pulire il campo. Dicevamo, un Merano che è sembrato già in una condizione accettabile per essere settembre. Ancora la Pancevo e ancora gol del numero 10, Celica, quinta rete per lui. Stavolta invece la conclusione del Milovic viene frustrata. 15-19, più 5 per la formazione ospite del Pancevo. Un più 5 maturato tutto tra l'ultimo minuto e i primi 3 minuti della prima frazione, della seconda frazione. E adesso è Queglio, Milovic, Fadanelli. Perde palla Paul Raffiner. Era stato bello l'intuizione di Fadanelli a servire la giovane ala meranese. Partita che i serbi conducono di 5 reti. Cabrillo, autore della prima rete. Nunez, tutto solo, Nunez. Gol di Nunez. Bella rete quella di Nunez. Nunez non sbaglia un colpo. Finora 2 su 2 al tiro. Merano difesa aggressiva. Prova un po' di schemi Jürgen Prantner. Vediamo cosa decidono gli arbitri.
possesso palla che rimane per la formazione del Pancevo. I due arbitri gemelli tedeschi. Il caldo ovviamente impone di asciugare il parquet, appena un giocatore finisce per terra il parquet va asciugato. Quindi operazioni che si protrae. Ricordiamo quello che è successo l'anno scorso in quel di Siracusa. Si riparte. Se tanto mi dà tanto dovrebbero alzarsi il braccio del passivo, visto che tornavano già indietro al gioco. Invece non è così. La sosta prolunga, si alza adesso. Speriamo che non vada avanti così, se no si fa notte, si sta giocando veramente poco in questo secondo tempo. Adesso è Fadanelli che si occupa di asciugare il terreno e si può ripartire. Tre passaggi, animato l'arbitro ai giocatori della Pancevo, quindi uno, due. Interviene Basanelli, parata, quindi Merano recupera palla e siamo 15-19, possibilità per accorciare per la formazione dei Diavoli Neri. Fadanelli verso Milovic, ancora Milovic, Fadanelli, Queglio, Milovic. Un po' macchinosa l'azione meranese, vediamo verso Milovic, Fadanelli subisce una spinta verso Queglio, Queglio via uno contro uno e questa volta subisce un brutto intervento. Qui ci stavano anche i due minuti, mano in faccia, questo erano probabilmente due minuti. Il numero 10 Celica aveva vistosamente placcato Queglio. Quindi il tiro dai 7 metri, Fadanelli, Fadanelli e non sbaglia, Fadanelli, Merano accorta ancora, 16-19, 8-42, partita del Merano dopo aver avuto quel passaggio vuoto è riuscito in qualche maniera a replicare. Ancora la Pancevo, Cabrillo va verso Celica, interviene molto bene la difesa meranese. Partita che dopo un primo tempo veloce si gioca più azione, più manovrate, le squadre probabilmente patiscono anche il gran caldo. Nulla di fatto, ancora Cabrillo, contropiede, Milovic, parata grandissima di Cirovic sul contropiede di Milovic, era l'occasione per portarsi a meno due, la differenza la fanno i portieri ovviamente e di nuovo campo scivoloso. Thank you.
Era una buona occasione questa per il Merano per riuscire a riportarsi sotto. Era la possibile rete del meno 2. Cirovic, dopo aver detto di no a Coelho, detto di no a Paul Wieler, ha detto di no adesso anche a un 1 contro 0 di Milovic. Si riparte. Cabrillo, contropiede Coelho, tutto solo e non taglia Coelho. Ed è Coelho che accorcia 17-19, parziale del Merano, che da sotto di 5 reti si riporta almeno 2. È ancora fermo il gioco. Cabrillo verso Ilić, ancora Cabrillo, grande scalata e non sbaglia, la Dinamo Pancevo si porta di nuovo a più 3, 17-20. E questa volta Milović si accorcia, terza rete per lui. Terza rete per Milović. Grande passaggio verso Núñez e questa volta para, attenzione, colpito il portiere. 2 minuti a Núñez per aver colpito al volto il portiere. Grande parata di Cirovic. Tabellone meranese, c'ha qualche incongruenza. Milović, 3 gol, segnati 1, sono al 18-21, se ne sono andati 11-29, era una buona opportunità per il Merano, che adesso giocherà i prossimi minuti anche in inferiorità numerica. Celica, anzi Ilić. Chiamato time out dal mister della formazione del Dinamo Pancevo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Si riparte, Merano sta soffrendo, ovviamente abbiamo visto nel secondo tempo la differenza la stanno facendo i portieri. Ancora la Dinamo Pancevo in avanti, Cabrillo verso Celica, la dà all'ala che non sbaglia al numero 3, quindi torna più 4,
Merano era riuscito ad accorciare, a portarsi fino al meno 2, poi una doppietta del Pancevo è riuscito a ripristinare più 4. Sono 12:25. Padanelli, Glisic, Queglio. Merano in inferiorità numerica, sta giocando, si alza il braccio del passivo. Queglio deve andare alla conclusione verso Padanelli. 37 secondi ancora di inferiorità numerica. Il Merano deve andare alla conclusione, ha solo un tiro. Gol! Bellissima rete di Padanelli. Dell'MLM è andata a cercarsi all'angolino sotto mano di Padanelli. Terzo gol per lui. Ha già dimostrato di essere in palla Padanelli. Adesso nulla può Aifrey a questa conclusione di Celica, settima rete per lui. 23-19. È rientrata anche dalla inferiorità numerica finita per il Merano, è rientrato Nunez. Quindi più 4 per la formazione. E questa volta il sottomano di Padanelli viene parato da Cirovic e si è già dall'altra parte. Ancora il numero 10 e ancora gol di Celica, settima rete per lui. Si va subito dall'altra parte, Queglio, Padanelli, uno contro uno, Padanelli si gira. Punteggio 19-24. Merano che comunque non ha giocato male, ha giocato praticamente alla pari fino a qualche minuto fa. Ovviamente la differenza soprattutto in questo secondo tempo l'hanno fatta i due portieri. Da una parte Cirovic, autore di 4 interventi, dall'altra parte i portieri meranesi finora ancora a secco. Grande passaggio di Padanelli per Nunez. Nunez che dopo l'errore precedente riesce ad insaccare. Quindi anche per Nunez, quinta rete per lui. Top scorer dei suoi, Santiago Nunez. Rischiato un'invasione, quindi il Merano che riesce a recuperare il pallone. Siamo ancora 15 minuti da giocare. Padanelli verso Milovic, tenta l'uno contro uno e questa volta aveva subito un intervento falloso, lui è riuscito a rimanere in piedi. Passaggio al pivot e c'è la rete dall'altra parte. E questa volta subisce l'intervento di 2 minuti. E Romei si conquista un tiro dai 7 metri. E ancora Padanelli. Va sul punto di battuta contro Cirovic. 2 minuti di superiorità numerica per il Merano. E Padanelli contro Cirovic. E gol ancora di Nicola Padanelli. ...21-25... è entrato Martini vistosamente fasciato. Deve aver subito un colpo precedentemente, non si alza il braccio del passivo.
aveva rubato palla al Merano, ma Coelho si è fatto intercettare questo pallone. Quindi si torna in possesso palla. Merano ancora che cerca. Nulla di fatto. Quindi possesso palla della formazione meranese, ancora 48 secondi di superiorità numerica. Esce Oliver Martini, entra Visentin. Merano che gioca con praticamente due uomini in più, è uscito anche il portiere Milovic. La dà Visentin, pallonetto di Visentin, 22-25. Anche per Visentin una buona prestazione, 4 reti, 12 secondi di superiorità, di inferiorità numerica per la formazione del Pancevo. Merano che difende. Fischiato un fallo in anticipo, aveva fischiato prima della conclusione. Quindi nulla di fatto, era andata in rete la formazione del Pancevo, 22-25. 18esimo della seconda frazione, sbaglia. E il Merano può ripartire. Milovic. Pallone. Manca un po' di pece. Fasi poco concitate del gioco. Merano adesso ha la possibilità di accorciare ulteriormente. Mancano 11 minuti. Milovic ancora. Questa volta colpisce Ruapa. Era riuscito a rubare palla Coelho. Aveva concluso Milovic, però Sirovic era riuscito a intervenire anche questa volta. La differenza la stanno facendo i portieri. Da una parte Sirovic, che nel secondo tempo è un'autentica saracinesca, dall'altra parte invece i portieri del Merano soffrono l'assenza di Colleluori. Quindi Fadanelli verso Coelho, ruba palla a Coelho, la dà ancora a Fadanelli, tutta Visentin, tutto largo Visentin, e non sbaglia, ancora Visentin, 23-25. Buona prestazione per l'ala meranese, che si rifà sotto, dopo essere stato sotto di 5, si riporta a meno 2, mancano 11 minuti scarsi al termine della partita. Ruba palla Coelho, tutto solo contropiede Coelho, e accorcia il Merano tra il tripudio della gente. Ancora Coelho, 24-25, partita riaperta, e questa volta ci si mette anche ai frame. Coelho tutto solo e segna, e il Merano pareggia, 25-25, ancora Coelho, partita che di tratto si è infiammata, con il Merano che sta letteralmente risorgendo, sembrava finita un paio di minuti fa, in realtà Coelho ha segnato con una doppietta la rete del 25-25. Alto Adige, amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857.
la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Merano che di colpo ha tirato fuori gli artigli. Un Merano che ha iniziato a difendere, la parata decisiva anche di Haifrey ha consentito alla formazione dei Diavoli Neri di pareggiare, quindi un gran parziale, Visentin queglio, e siamo di nuovo lì 25 pari. Ricordiamo, il Merano era stato sotto di 5 all'inizio della seconda frazione e adesso nulla di fatto, gli arbitri fischiano, c'era un intervento il numero 13 ancora verso, difende Martini con le unghie e con i denti, vediamo cosa chiedono al tavolo della giuria, cronometristi e con gli arbitri, sono un conciliabolo. Sono, si può ripartire. Venticinque pari, ricordiamo risultato, mancano 10 minuti. E para ancora il frame. Due parate per il giovanissimo portiere meranese che in transagonistica stava uscendo dal campo. E siamo Queglio verso Fadanelli, ancora verso Milovic, ancora Fadanelli, sbaglia il passaggio nei confronti di Visentin, era una buona opportunità, il Merano poteva portarsi e condurre. 9 minuti al termine, partita che si è infiammata improvvisamente, ricordiamo qui a Merano il pubblico veramente delle grandi occasioni per questo ritorno in Coppa dopo 18 anni della formazione meranese. Cabriglio tenta l'incursione, Cabriglio scivolato a terra, si riparte, Celica, 2 minuti dati a Martini, questi ci sono sembrati eccessivi, era andato di spalla. Marcantonio come Celica ha subito l'intervento di Martini, in realtà ha sbattuto sulla spalla del giocatore meranese, un po' incerti questa coppia arbitrale, vediamo che ancora si fermano e si può ripartire, 2 minuti dati a Oliver Martini. Si riparte, Merano che deve giocare 2 minuti in inferiorità numerica adesso. Ancora verso Cabriglio, ma il passivo non esiste probabilmente. E questa volta accorcia e porta avanti di nuovo la formazione del Pancevo. È stata un'azione a scalare, ovviamente l'inferiorità numerica era difficile per il Merano difendere la scala e il Milovic che fa girare palla verso Fadanelli, ancora Milovic, Queglio, Fadanelli, la dà ancora Queglio, entra tutto solo, Queglio colpisce il palo, è anche sfortunato il Merano quest'oggi, ha colpito già 3 pali la formazione meranese, quindi 25 a 26,
23 minuti mancano, sono passati 22:45. Merano che era riuscito a rientrare in partita grazie anche a qualche parata. E ancora una volta interviene molto bene Aifrey. Questa è una gran parata del giovanissimo portiere dei Diavoli Neri. Questa dimostrazione che se i portieri parano la partita è molto molto equilibrata. Quindi 33 secondi ancora di inferiorità numerica per la formazione dei Diavoli Neri. Quello, Fadanelli, Milovic, tenta di girare Visentin, ancora verso Tommy Romei, ancora Milovic, si alza il braccio del passivo, Fadanelli, Quello, subisce l'intervento, Quello, sta passando anche l'inferiorità numerica, vediamo che... Fadanelli, adesso si dovrà andare al tiro, c'è solo un passaggio, vediamo cosa succede. Fadanelli l'aveva preso abbondantemente dentro il campo. E questa volta non sbaglia, si porta di nuovo avanti di due la formazione del Pancevo. Una disdetta per il Merano, era riuscito a rientrare in partita, è sotto di due, mancano 5 minuti. Partita che comunque alla vigilia si sapeva che era difficile, il Merano ha giocato veramente ad armi pari con la formazione serba, era riuscito addirittura anche a riportarsi in parità. Adesso conduce il Pancevo di due reti, Merano forse ingenuo in qualche frangente, però Merano che ha giocato molto bene. Ruba palla ancora, questa volta Fadanelli non gli riesce il passaggio a Visentin, Visentin probabilmente non se l'aspettava. Quindi 5 minuti al termine, il Pancevo riconquista palla. Ancora il numero 13 della formazione ospite, Cabrillo, verso Celica, ancora Cabrillo, si alza il braccio del passivo, qui ricordiamo 4 passaggi, viene servito Cabrillo e non sbaglia Cabrillo. E quindi si riporta a 3 distanze, 25-28, la formazione ospite, Merano che ha dato tutto per riuscire ad arrivare alla parità del 25-25, poi ha avuto anche la palla per portarsi avanti, un complice 2 minuti. Fischiati in maniera troppo generosa, a nostro avviso, a favore del giocatore per quel fallo di Oliver Martini. E adesso la partita ovviamente in salita, mancano Samuel Gerstgrasser. Glisic. Romei. Samuel Gerstgrasser che aveva giocato nel primo tempo. Diceva ancora Quello e para ancora Cirovic con questa parata, ipoteca anche l'esito di questa partita. Mancano 3 minuti e 30 al termine, 3 minuti e 30 con la formazione ospite che può giostrare ancora verso Cabrillo. Celica con 7 reti, il top scorer del match, ancora Celica, ancora Cabrillo, verso il numero 13, Novakovic, si alza il braccio del passivo, si alza Celica, 25-29, punizione troppo severa per il Merano, 25-29, ancora l'ottava rete di Celica. Vediamo cos'è successo. Ci sarà un tiro dai 7 metri con ogni probabilità, forse no, c'è il cambio del portiere.
per la formazione del Pancevo. È entrato il terzo portiere, ci si asciuga il campo. Quindi nulla di fatto, 25-29 il Merano, che era riuscito a riportarsi in parità con una grande reazione, una prova d'orgoglio dal 24-25, 21-25 con un parziale di 4-0, era riuscito prima Vicentin, poi un doppio Queglio e poi alla fine in questi ultimi minuti è riuscito a riportarsi avanti la formazione del Pancevo. Ancora si pulisce il campo, secondo tempo un po' troppo spezzettato. Per cui nulla di fatto, vediamo, si riprende con un tiro dai 9 metri per la formazione meranese, una punizione, un tiro franco Romei. Romei verso Gerstgrasser, Glisic, e Jürgen Prantner chiama time out. Alto Adige, amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Si può ripartire. Fadanelli verso Milovic, e questa volta c'è un intervento ai suoi danni, fischiati 2 minuti ai danni del numero 13 Novakovic, e si prende anche il cartellino rosso per essere la terza volta 2 minuti, quindi Novakovic fuori per 2 minuti e fuori per tutto il resto del match. Quindi Milovic, Fadanelli, ancora Fadanelli, ancora verso Milovic, dall'ala Vicentin, Vicentin non sbaglia. Vicentin cecchino oggi, 6 reti per lui, top scorer della formazione meranese. Merano, ricordiamo, ancora in superiorità numerica. Vediamo come si districa la formazione del Pancevo. Merano con la difesa aggressiva, difesa a uomo, ancora qualche chance per entrare in partita. Certo che se riuscisse a segnare un gol adesso. Si alza il braccio del passivo. E questa volta Ilic con un gran gol riporta 30-26. Un minuto e 20 al termine. Milovic. Di nuovo gioco fermo, di nuovo si pulisce il parquet. Partita interminabile questo secondo tempo.
Vediamo se si riparte. Manca veramente 1:10. Milovic, Fadanelli, ancora Milovic, ancora verso Fadanelli, Queglio. Grandissimo gol di Tommy Romei. Prima rete per lui, ma molto bella. Quindi ancora 24 secondi, vediamo come imposta, 40 secondi al termine. Cabrillo. E si prende 2 minuti Oliver Martini. Ingenuo anche Martini. Quindi terminerà la partita, la sua partita. Quindi il Merano terminerà in inferiorità numerica al match. Al momento parità numerica, ma fra poco entrerà il numero 13 Novakovic. Quindi si finisce partita veramente troppo spezzettata in questo secondo tempo, si è visto giocare pochissimo, troppe soste per pulire il terreno di gioco. Quindi si riparte. Vediamo Ilic. Ancora verso Ilic, verso Cabrillo. E questa volta... Due minuti per avere colpito il portiere al volto. Quindi... ripristinata la parità numerica. 40 secondi di gioco, 2 minuti anche per il numero 7 Bogdanovic. Quindi 15 secondi al termine, possesso palla del Merano, ancora erroraccio in fase di conclusione, riesce a rubare palla al Merano. E ancora nulla di fatto. Cerca di... La partita termina qui. Finisce con la vittoria della formazione della Dinamo Pancevo per 27 per 30-27. Qui a Merano, un Merano che comunque non ha giocato male, non ha demeritato, ha peccato probabilmente un po' di precipitazione in qualche frangente, un po' anche, c'è da dire, la migliore forma palesata dei due, dal portiere della formazione ospite. Il Merano che comunque chiude 30-27 sotto contro la Dinamo Pancevo, Merano che riceve gli applausi del proprio pubblico qui a Merano, per cui siamo veramente in conclusione qui da Merano. L'appuntamento è fra 7 giorni in Serbia per la gara di ritorno. I Diavoli Neri comunque che escono a testa non alta, altissima da questo primo match. Da Merano è tutto, cari amici e cari amiche della Palamano, buona Palamano a tutti e alla prossima.